Assessore, oggi è il primo evento di una lunga serie, insomma, di appuntamenti. Partiamo da Venzone e il lavoro vale oro. Il lavoro vale oro, siamo molto orgogliosi di iniziare questo nostro percorso sulle piazze della nostra regione proprio da Venzone, in cui basta guardarsi intorno per capire che il lavoro vale oro, perché a 40 anni da un evento catastrofico e terribile si è stati capaci di ricostruire un borgo molto bello, e proprio grazie a quelle che sono le capacità e le competenze che il lavoro mette in campo. L'istruzione e la formazione professionale del Friuli Venezia Giulia è un'eccellenza, è capace di formare 4.800 ragazzi, è un impegno che ci prendiamo volentieri, perché lottiamo contro la dispersione scolastica e mettiamo in relazione il lavoro e nella formazione e nel territorio con le aziende. Credo che siamo pronti a superare anche un pregiudizio culturale che allontana il lavoro dall'orizzonte educativo, perché qui possiamo vedere anche con i lavori che oggi i ragazzi mettono in campo e fanno vedere e mostrano cosa sanno fare, che sapere e saper fare sono due facce della stessa medaglia. E quindi in questa direzione cominciamo oggi da Venzone l'anno della formazione Friuli Venezia Giulia 2016. Quali saranno le altre piazze? Le prossime piazze sono Grado, Trieste, Pordenone e Udine, con una conclusione importante all'interno del nuovo stadio, in cui gli elementi della passione, gli elementi dell'impegno, gli elementi del rapporto con la tradizione verranno tutti recuperati e raccontati, perché è importante che i cittadini e le cittadine del Friuli Venezia Giulia sappiano che cosa fa la regione nell'istruzione e formazione professionale. E ragazzi e ragazze, e poi ci sarà anche l'evento di Pordenone, in cui tutto quello che si fa e si produce nei luoghi che ho citato prima verrà trasformato in una mostra sempre prodotta dai ragazzi, e sarà a disposizione ancora per informazione e conoscenza. E come dicevo, l'istruzione e la formazione professionale è un impegno importante della nostra regione, ma proprio grazie a questo impegno così forte e così convinto che noi diamo all'istruzione e formazione professionale, la nostra regione è molto vicina a quel 10% di dispersione scolastica che l'Unione Europea consiglia di raggiungere. Quindi questo è, come dire, uno degli altri e dei tanti elementi che ci fanno andare nella direzione di rafforzare il nostro impegno nell'istruzione e nella formazione professionale.